Ciao a tutti, sono Marta Suvi, benvenuti sul mio canale. Questa non sarà una recensione né sarà un video per quanto riguarda l'analisi in merito al mondo del cinema, ma sarà un video un pochino strano in cui devo raccontarvi una cosa che credo sia la cosa più strana che mi è successa in oltre 10 anni che sto su YouTube, che ho questo canale. Tutto il tempo da quando parlo di cinema su YouTube e su internet, vi giuro, è successa la cosa più strana di sempre. Ho ricevuto una sorta di fila di commenti negativi che sono dovuta stare lì ore a cancellarli, a roba così, a bloccare la gente, eccetera, eccetera, per una motivazione. Ho fatto un video che era troppo bello e questo ha fatto arrabbiare le persone. Vi giuro, è assurdo. Sembra tipo quelle cose tipo, oh, sono troppo bella, ce l'hanno con me, invidiosi, eccetera, eccetera. Però vi giuro, questa è la motivazione dei commenti che mi sono arrivati e ne dobbiamo parlare insieme perché se vi racconto tutta la storia, veramente è follia. Ma per questo e altre storie assurde, si spera di parlare di film assurdi, sinceramente, rimanete con me sul mio canale, rimanete in contatto, magari abbonandovi al mio canale se vi va di supportarmi, oppure ancora iscrivendovi al mio canale, lasciando un commento qui sotto, un like, o almeno seguendomi su Instagram, mi aiuta una cifra, oppure potete salutare qui sotto il nostro amico Algoritmo, oppure ancora, qui sotto trovate tutti i miei canali YouTube, i miei social, chi più ne ha più ne metta, ma ora è arrivato il momento. Allora, iniziamo subito con il parlare di questa storia che è veramente una storia assurda, cioè io sono ancora incredula perché sembra tipo quelle lamentele tipo a Zoolander, capito? Sono bello, bellissimo e mi lamento di questa cosa perché sì, sono bello ma troppo bello e quindi questo è il mio difetto. No, ma io sono troppo buono e cose così, ho troppa cosa per il lavoro, mi impegno troppo e cose del genere, dove quindi fanno passare tipo un pregio per un difetto. Però il punto è che questa cosa non me la so raccontata da sola, altrimenti darei una che insomma ci staccate. Però il punto è che mi sono arrivati una sorta di commenti e di critiche perché avevo fatto un buon video e io sinceramente rimango un pochino allibita per tutta questa situazione perché non mi è mai successo. In genere io mi becco un sacco di shitstorm o perché parlo di inclusività o perché magari ho una posizione diversa dove condanno dei film o li salvo e quindi lì mi arriva tutta, ma tizio niente. Mi è arrivata una sorta di shitstorm una volta perché ho parlato dell'ultimo film di Resident Evil Welcome to Raccoon City, che era orribile. E mi sono arrivati un sacco di commenti in cui mi dicevano: tu non hai giocato al videogioco, quindi non puoi parlare del film. Esattamente lo stesso tenore di quelli che quando criticavo 50 sfumature di grigio o 365 giorni. Non capendo che ovviamente sono due prodotti differenti, perché ognuno ha un mezzo differente e il mezzo è il messaggio, come dice McLuhan. Però questa, sinceramente, vi giuro, è la prima volta che a me accade una situazione dove è troppo bello e quindi c'è un problema. Vi giuro. Cosa succede? Tempo fa, qualche giorno fa, io vengo invitata all'anteprima di Boa Paura, il nuovo film di Ari Aster. Io adoro Ari Aster, infatti ci sono un sacco di video sul mio canale per quanto riguarda le recensioni del film, di Hereditary, di Midsommar, e ovviamente essendo dei film molto interessanti e che si prestano molto alla lettura perché ci sono molti messaggi nascosti, diciamo così, ovviamente mi piace molto analizzarli, sia perché mi piace un sacco l'horror, lo trovo sempre molto stimolante, a meno che non sia una monnezza epica, ma trovo molto stimolanti quei film anche perché, come vi ho detto, ci sono molti strati, quindi c'è la storia, c'è tutta una una stratificazione simbolica. E a me piace un sacco perché è il mio lavoro. Quindi, che cosa succede? Io sono una critica teorica cinematografica, quindi il mio obiettivo principale nella vita era fare la teorica cinematografica. Però, insomma, non si campa granché per quanto riguarda lavorare in università e fare l'insegnante. Forse magari manco mi avrebbero presa, che vedevo lì, quindi non ho mai provato in quella situazione. Quindi mi sono data a YouTube e alle recensioni, ma dando uno spazio privilegiato all'analisi, che è la cosa che a me piace di più di tutti. La trovo super affascinante quando le persone mi dicono: ma non è strano per te che magari, che ne so, guardi un film e quindi non te lo godi, tra mille virgolette, come spettatore, ma stai sempre lì a pensare ad analizzarlo, eccetera, eccetera. Non è strano per te? Io vi dico la verità, a me piace molto di più. Capisco che c'è tutta una parte emotiva del cinema che io riesco anche abbastanza a gustarmela in un certo senso, però mi piace davvero tanto, 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 tanto di più analizzare un film e credo che la mia parte preferita, più che guardare il film, sia scrivere del film o parlare o rendermi conto di momenti, cose nascoste che magari inizialmente non avevo capito, non ero riuscita a cogliere. Quando le colgo dico: Madonna mia, ma che figata! Quella è la parte sinceramente che mi dà
interesse, mi interessa di più, ma anche più a pagamento, non per forza quando la faccio io e quindi mi dico Madonna mia quanto sono brava, eccetera, eccetera, ma anche quando all'inizio leggevo le analisi degli altri, perché io inizio ad avvicinarmi al cinema in quinto superiore. Quando si studia per quanto riguarda storia dell'arte, l'espressionismo tedesco e tutto il cinema d'avanguardia, lì scopro che il cinema può diventare qualcosa oltre, diciamo, non semplicemente il messaggio, ma far sì, ma scopro che anche l'arte, sinceramente, nel quinto anno, scopro che l'arte tramite le avanguardie può dare un messaggio che è sociale, ha una lettura differente, non è semplicemente guarda, quello è così e il messaggio singolo didascalico. Questa è una cosa che mi affascina molto perché sento come se nutrisse, tra mille virgolette, scusate tutte queste parole molto altisonanti. Questa è una parte interiore, intellettuale, ma anche emotiva per quanto riguarda la mia persona, ecco. Cioè, trovo molto affascinante che magari ci sono riferimenti a libri, cose così. E quindi questa parte mi affascina molto anche per quanto riguarda video musicali, cose così. Quindi cose che non è che io analizzo, ma studiare queste cose e quindi apprendere che c'è tutto un mondo dietro, tutto incatenato di ispirazione a sua volta, riferimenti, cose così, lo trovo estremamente affascinante, ecco. E quindi questa è la mia parte preferita per quanto riguarda il cinema. Quindi quando ho davanti a me una pellicola che posso effettivamente analizzare e non semplicemente dirvi sì, questa cosa è fatta bene, questa cosa è fatta male, perché non tutte le pellicole si prestano, alcune non c'hanno tanti livelli, cioè che vedevo di se dovevo vedere Cattivissimo me, ma ok, cioè o ci stanno delle letture molto molto forzate, come che ne so, le persone che parlavano di letture politiche per quanto riguarda che cos'era A Bug's Life, mi sembra, o Zeta la formica. Io non l'ho vista da tanto, quindi non mi ricordo, adesso mi trovo visto quando avevo 7 anni e non è che avessi una grande conoscenza della politica e cose così, quindi non avevo nessuna capacità di poter riconoscere qualcosa o meno. Quindi a meno che non ci siano delle letture molto molto forzate a casaccio sulle cose. In genere non tutti i prodotti si prestano a tante letture o a tante riflessioni. Ci sono alcuni che magari sono film orribili, però si prestano a tante letture, altri che magari sono film molto belli, però semplicemente il film è molto bello, l'esperienza di andare al cinema a guardarlo è molto bello, però non c'è niente di più, ecco. E non per forza film commerciali, così, anche magari film d'autore che magari non è che ti danno la possibilità di fare tante altre letture perché sarebbero campate in aria. Magari semplicemente sono film autosufficienti dove quello è quello che hai, pazienza e non c'è niente di male. Essendo la mia parte preferita, ovviamente sono super contenta quando c'è un film che effettivamente dà questo margine. Non è che lo devi vedere per forza, cioè sono anche molto contraria per quanto riguarda quelli che non so, vogliono forzare determinate letture a dei film dove magari non si capisce niente e tu ci vai a vedere per forza qualcosa. No, non è così. Alcuni hanno degli elementi, altri no. Quindi devi sempre valutare se c'è qualcosa all'interno proprio del mondo diegetico di quella pellicola, altrimenti un tuo può inventare. Quindi ero molto molto contenta per quanto riguarda la visione di Boys Afraid, perché io l'ho trovato molto stimolante dal punto di vista dell'analisi. E ero super contenta di far uscire il mio video. Non l'ho fatto uscire subito perché prima c'era l'embargo e dopo soprattutto ho pensato, visto che il mio è praticamente un video tutto spoiler, in cui analizziamo passo per passo il film, è un po' inutile farlo uscire prima che magari sì, ok, ci sarà qualcuno che vuole vedere il film prima di andare a vedere il film al cinema, così da essere guidato durante questa visione perché magari non capire le cose gli può rovinare l'esperienza lì al cinema. Però credo che la maggior parte delle persone prima vede il film, poi dice ma che ho visto? E ha bisogno insomma di una lettura, di una mano. E quindi l'ho pubblicato lo stesso giorno in cui il film è uscito in Italia. Ecco, oggi mi arriva un commento. Il commento di tale Filippo che dice: sarà tutta farina del tuo sacco? Non credo, puntini puntini. Io inizialmente, sinceramente, avevo capito l'andazzo e già ero un po' irritata, perché sinceramente, ma come ti permetti tanto cialo? Credo ognuno è orgoglioso del proprio lavoro, ma non semplicemente perché, oh mio Dio, sono il lavoro migliore di tutti, però minimo devi credere che tu effettivamente stai facendo un ottimo lavoro, tanto da essere competitivo quanto gli altri, se non addirittura migliore, perché se pensi che la tua idea è mediocre, allora diventa per te, nessuno vorrebbe dire un'idea mediocre che magari è più stupida rispetto agli altri. Tutti abbiamo l'illusione di avere l'idea più interessante, più brillante rispetto a tutti gli altri. È normale, cioè sono cose ovvie, ecco, però vabbè, per chiarire. Io mi rodeggio un po' e gli rispondo.
di chi altri? Cioè, se tu mi scrivi tutta farina del tuo sacco, non credo. Io gli ho scritto, e di chi altri? È il mio lavoro, è così impossibile che lo sappia fare. Apriti cielo, questa mia risposta è stata tacciata come, oh mio Dio, qui ho aperto letteralmente le porte dell'inferno. Allora, diciamo che, come vi ho detto, sono una teorica e critica cinematografica. Se non lo dico, mi dicono, vabbè, ma tu che vuoi parlare? Parlare dei videogiochi, ma non puoi parlare di un film ispirato ai videogiochi. Se non l'hai giocato, e alcuni addirittura, oppure certe volte succede che arrivano nel mio canale e mi scrivono, volevo proprio sentire l'opinione di una donna per quanto riguarda questo film. Non è che l'opinione di una donna, non è che essendo donna faccio un percorso differente di studi che gli uomini non fanno, oppure non lo so, guardiamo solamente film per signore, tipo le trasposizioni di Rosamund Pilcher al Dams. Non è un'opinione, perché io non è che c'ho le mie recensioni, le faccio con le mie parti intime. Quindi ovviamente il mio vissuto, che corrisponde a tante cose, quindi magari, che ne so, il mio vissuto personale, roba così, potrebbe influenzare, ma questo vale per qualsiasi categoria, esattamente come due esperienze di due donne, due esperienze di due uomini, non per forza sono la stessa esperienza, anche se sono tutte e due cis, etero, bianchi, maschi, eccetera, eccetera. Quindi è una variabile, ecco, che sì, la tua interiorità può darti una lettura che magari può anche influenzare, sbagliare la tua lettura, però ovviamente non è che in quanto donna, noi donne abbiamo un'opinione a prescindere diversa, abbiamo tipo una rete alveare, avete presente Skynet di Terminator, dove ci danno l'informazione e noi donne scriviamo tutti la stessa opinione su un film. È molto più probabile che la mia opinione sul film non sia influenzata da il fatto di essere donna, ma da quanto ne so, non ne so su un film, da quanto ci ho capito, non ci ho capito. Dovrebbero essere ovvietà, però vi dico, onestamente, anche in maniera involontaria, molto spesso arrivano questi commenti, a volte anche quasi tipo una sorta di complimento vorrebbero essere, e io capisco l'intanto e non è che li condanno, però allo stesso tempo dico, guarda, molto probabilmente sarà il fatto che mi sono fatta un sedere così dei 10 anni di studio sui libri, forse, più che il fatto che sono nata con una roba in mezzo alle gambe, però vabbè. Credo che sia ovvio e dovrebbe essere scontato che se io dico, affermo, guardate, io ho fatto questo percorso di studi, come minimo la gente dovrebbe arrivare sul mio canale e avere anche una pretesa di un certo tipo. Poi per questioni tipo di, come si può dire, di mercato, chiamiamolo così, è ovvio che non posso parlarvi nella maniera super dettagliata di determinate cose, non può nemmeno diventare un canale in cui facciamo tipo storie, lezioni di cinema, eccetera, eccetera, perché non avrebbe mercato una roba del genere, io ci devo campare con sta roba, quindi ovviamente facciamo una via di mezzo tra la qualità e il mercato, quindi qualcosa di vendibile, ma allo stesso tempo anche qualcosa che secondo me è differente rispetto a quello che possono dare gli altri e ipotizzo di poter dare solamente io. Quindi nella mia mente la qualità è un po' alla Boris. Quindi teoricamente uno, se arriva sul mio canale, io dico, guardate, io sono una critica teorica cinematografica, e quando vedi il video effettivamente trovi qualcosa in più rispetto a una recensione di altre persone che sono semplicemente appassionate, una persona non dovrebbe trovare la stranezza, dovrebbe essere minimo, scusami, se io vengo qua, tu hai studiato e tutto, non ne sai un cavolo, cioè lì è il problema, non è il fatto che tu ne sappia di più. Ma io sinceramente, uno dei motivi per cui pubblico molte volte le mie recensioni molto presto, quando vado alle anteprime, è anche questo. Per evitare che qualcuno possa insinuare qualcosa e anzi vedere proprio se determinate cose mi vengono copiate, perché c'ho le mie fonti, ecco. Il signor Filippo, quando io gli dico, e di chi altri dovrebbe essere questa farina, ecco, è il mio lavoro, è così impossibile che io lo sappia fare? Filippo mi risponde, mi sembra un'analisi un po' troppo specifica per un film che ti lascia liberi di interpretare praticamente tutta la sceneggiatura in modo personale. Già qui ti dico, Filippo, allora, il film non è che si analizza solamente per quanto riguarda la sceneggiatura ha delle indicazioni che magari potrebbe anche non contenere, quindi che ne so, interno giorno, bla bla bla, lui dice questa frase in maniera arrabbiata, eccetera eccetera, però potrebbero anche esserci delle cose che sono del regista, della messa in scena, oppure delle cose che non sono specificate nella sceneggiatura, tipo un dettaglio dei costumi che ha a che fare con un'altra cosa che abbiamo visto prima, eccetera eccetera. Quindi non è solamente la sceneggiatura, si analizza la cosa che viene chiamata messa in scena, ovvero come è stato fatto, come detto così, terra terra.
Quindi no, non c'è una lettura in modo personale perché ci sono tante letture su molte cose, ma sono finite, cioè la finestra sul cortile, tu la puoi leggere in varie maniere, però sono finite, non è che ci puoi vedere, non lo so, la globalizzazione guardando la finestra sul cortile, no. Puoi leggerci il voyeurismo, la dinamica maschile e femminile, puoi leggerci la parte della metafora cinematografica, il metacinema, ma più di tanto non ce lo puoi mettere. Questo Filippo continua. Non so quante volte lo hai visto, ma con una visione sola è difficile arrivare a dire tutte le cose che spieghi nel video. Parere mio, senza rancore. Diciamo che onestamente, Filippo, se tu mi dici che ho copiato il mio lavoro, ma certo che c'ho rancore, t'azzanna al collo come minimo. Perché un conto, se mi avessi sgamata, ti direi: oh, su, fare la paga. Ma se questo è il lavoro mio, ci ho messo un sacco di tempo nel montare un video d'un'ora, nel scrivere un video di un certo tipo e mettere lì tutte le mie frasi, tutte le mie idee. Ovviamente sono molto orgogliosa del mio lavoro e vedere che questo lavoro venga detto no, l'hai copiato, certo che mi fa rodere il culo, stellina di casa. Quindi senza rancore, partecipoli. E sì, è molto difficile raggruppare tutte queste idee solamente con una visione. Proprio per questo serve l'allenamento. Proprio per questo, secondo me, c'è la differenza tra un professionista e un appassionato. Allora, diciamo che ognuno può dare alla conversazione per quanto riguarda un film delle cose diverse. Un appassionato può notare determinate cose che magari noi professionisti del settore possiamo dare per scontato. Quindi magari potrebbe apprezzare determinate cose, trovare criptiche, altre cose, dare un'altra lettura alle altre cose. Esattamente come vi ho detto per Poe Is Afraid, ci sono dei momenti in cui la gente, per esempio, ride quando, non lo so, c'è molta tragedia. Quindi è una lettura che ovviamente il pubblico ti aiuta per capire il film, perché tu hai una visione da professionista, dai per scontate alcune cose, però il cinema non si rivolge ai professionisti, si rivolge a tutti. Poi i professionisti sono utili per dare una via di mezzo, diciamo, al pubblico se vuole approfondire e vuole capire un pochino più qualcosa, un po' come il museo. Tu al museo puoi andarci anche senza una guida e non è che se vedi un quadro che ti piace dici Madonna mia, non riesco a farmelo piacere così, senza una spiegazione di una guida specializzata. Certo che ti può piacere o non ti può piacere, però magari con quella guida puoi avere qualcosa in più che da solo guardando il quadro non capisci, è normale. E non c'è niente di male, ci sono vari tipi di fruizione, quindi non è fondamentale sentirsi le analisi, andarsi a vedere le recensioni, dipende se ti piace, cioè il cinema è intrattenimento per la maggior parte delle persone. Quindi è giusto che ognuno riesca a utilizzare questo mezzo anche artistico, perché industria e arte il cinema, e riesca a fruirne come meglio preferisce, basta che aggiunge qualcosa di positivo alla sua vita, ecco, qualche riflessione in più, dei momenti piacevoli, eccetera, eccetera. Questa è la cosa fondamentale. Però, ovviamente, se uno è un professionista, certe cose le deve sapere fare, perché ovviamente da un appassionato io non mi aspetto che sappia veramente capirci qualcosa di questo film, perché per forza di cose, se tu guardi tanti quadri, non vuol dire che diventi una persona che sa analizzare tutte le avanguardie, un esperto di espressionismo. Se tu guardi tanti film, non vuol dire che tu sappia analizzare dal punto di vista semiotico le cose, perché ovviamente non c'è quel bagaglio culturale, anzi potresti percepire determinate sensazioni al massimo, ma non avere gli strumenti per spiegare queste sensazioni, perché quel film ti ha dato quelle emozioni o ti ha fatto sentire quella determinata maniera o ti ha creato un mood che non sai nemmeno spiegare a parole, come secondo me potrebbe essere in situazioni di film molto criptici come questo. Se studi cinema e studi principalmente critica cinematografica, tu quella parte di studi è un po' come una palestra. È come se tu fossi un atleta che si allena per andare alle Olimpiadi di corsa nell'atletica leggera, dall'altra parte hai una persona che ama correre e va a correre tutti i pomeriggi, le sere, va a fare jogging, ok? Da una parte tu hai la possibilità di essere allenato da magari un allenatore professionista che quindi ti aiuta nel tenere alti dei ritmi. Un po' come se tu studi, che ne so, critica cinematografica e quindi ti danno dei libri che ti aiutano ad avere altri strumenti. Hai de delle deadline per arrivare a certi obiettivi, come per esempio degli esami o cose, o soprattutto dei professori ti possono correggere se tu capisci fischi per fiaschi. E hai accesso a praticamente le più alte analisi che ti saranno utili per poi magari andare avanti. Dall'altra parte, se sei un appassionato, anche se sei autodidatta, non hai queste deadline, quindi non hai questo allenamento serrato, non hai nessuno che ti corregge e magari è anche difficile capire quali sono i testi migliori per continuare ad andare avanti e a crescere la tua visione. Quindi è normale che se tu sei uno che viene allenato da un professionista per andare alle Olimpiadi,
hai l'opportunità, diciamo, di essere un pochino più preparato per poi fare quella corsa rispetto a una persona che va a correre tutte le sere e poi un giorno viene catapultata a dover correre alle Olimpiadi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quindi se tu alleni tanto una cosa, devi essere molto perspicace, devi stare molto attento, hai una metodologia sia per ricordarti le cose, anche essere abbastanza sveglio, eccetera, eccetera, tu dopo un tot devi saperle fare queste cose, dopo una visione devi saper cavare a grandi linee il più possibile. Se invece sei un appassionato, non è detto che tu riesca a farlo dopo una visione e non è nemmeno un crimine perché non è il tuo lavoro. È un problema se invece dici di essere un professionista e non ci capisci niente delle cose 50 volte, perché i film dopo 50 volte, un po' quasi tutti, forse lo riusciamo a capire. Io sinceramente quando vedo un film ho il mio blocchetto e mi metto lì a scrivere tutto, tutto, tutto. Poi dopo realizzo l'idea, metto a scrivere la recensione e quindi ci sono diversi passaggi in cui io posso riflettere sul film e mettere in discussione le mie visioni, anche perché se io riesco a sviluppare un'idea mentre sto guardando il film, l'appunto, e subito dopo vedo che il film va avanti, questa mia idea di lettura è stata sconfessata dai fatti, io ho l'opportunità di appuntarmi altre cose, ritornare sui miei passi, eccetera, eccetera. Quando Filippo mi ha scritto questa cosa, continuando a dire in maniera sibillina che io avessi copiato la mia analisi, sono letteralmente imbestialita, perché ci ho tenuto un sacco a pubblicare il mio video di analisi di spiegazione sul film per prima, così non mi possono accusare di niente, perché le date sono quelle, io ho pubblicato per prima, quindi attacca del cavolo che era un Filippo. E tra l'altro io non ho cercato molto, non vedo altri video per non influenzarmi, quindi non so se questa è una lettura molto diffusa, per esempio, del film. Non so nemmeno se ci sono video o articoli che spiegano così nel dettaglio esattamente tutto quello che ho fatto io, però se ci sono, caro Filippo, se mi accusi di qualcosa, porta le prove, altrimenti taci, santo cielo. E io qui esplodo letteralmente. Vi faccio notare che se mi accusa di copiare qualcuno deve portare le prove, altrimenti se ne va a quel paese. Che ho tutto il diritto di sentirmi, di prendermela sul personale, visto che mi accusa di questo, visto che se sacchi il mio lavoro, mi accusi di una roba simile, certo che mi accusi sul personale, stai accusando me, il mio lavoro, non una cosa in generale. O che ne so, come la penso, su che cavolo ne so, quale sia il colore più bello dell'universo. Quindi è normale che è sul personale. E ho tutto il diritto di dire, scusa, se tu muovi accuse infondate, o porti le prove o te ne vai a quel paese. Altrimenti non lo so, anch'io vado sotto le persone a dire, guarda tu, secondo me, non lo so, è impiccato sotto qualche bambino. E poi dire, ah, vabbè, ma non prendertela sul personale. Non funziona così la cosa. Capisco che sul web la gente crede di poter fare quello che gli pare, ma no. Parlo di questa cosa e mi arrivano un sacco di commenti. Ci sono un sacco di arrivano a fiotte account fake tutti insieme in cui mi accusano, mi insultano, roba così, insultano la mia capacità intellettiva, fanno le classiche battute sullo Xanax, insulti in cui dicono che io faccia uso di sostanze, eccetera, eccetera. E anche accuse, tipo una persona mi ha scritto un commento molto carino, tipo mi piacerebbe un sacco vedere un film con te per parlare e discutere delle idee e anche capire come funziona, magari se qualcuno è già proiettato sull'analisi, se effettivamente si gusta il film oppure no. Lì sotto hanno scritto qualcosa sul mio fidanzato, uno di questi account fake, e l'altro account fake risponde: ah, quale dei tanti fidanzati? Quanti fidanzati? È il plurale, scusatemi. Cioè, io ora voglio sapere, visto che questi account fake io li ho bloccati tutti, però io voglio sapere una cosa. Contattatemi e ditemi i nomi di questi tizi, perché io sinceramente non ne sono a conoscenza, però se sto dei fidanzati prendendo il regalo di compleanno, di Natale, eppure d'anniversario, dai, scrocchiamo tutto, vediamo se, insomma, è passato abbastanza tempo, perché io voglio scroccarti i regali, scusate, ci cioè, stanno queste persone quanto pare sono fidanzate con me, io non ne so niente. Voglio i regali, anzi, faccio pure la pignola, cioè devono essere pure uno standard di regalo, se no mi incazzo. Ok, ci scherziamo, però è un modo, non giriamoci intorno, sono abbastanza sveglia per capire una cosa del genere. È una maniera un po' arzigogolata, un po' più raffinata per, insomma, di il classico fare signorina passeggiatrice, una tizia a caso. Che vedevo lì? È molto snervante, sinceramente, questa cosa. E questo anche che mi siano arrivati un sacco di questi commenti, che mi sono dovuta rimanere lì a bloccare le persone che mi insultavano con questi account fake,
lo trovo veramente demoralizzante, perché io posso capire se magari qualcuno, boh, se io espongo un'opinione controversa, non dovrebbe succedere questo, però vabbè, è internet e quindi mettiamoci una pietra sopra, addio, abbandonate ogni speranza voi che entrate. Però se io faccio un buon video, non esiste che mi devo beccare una shitstorm perché la gente sta rosicata del fatto che ho fatto un bel video e dico, ma te pare che questa da fast riesci a partorire queste idee? Io riesco anche a capire che questi qua, perché ogni tanto ricevo anche il commento: guarda, ho cliccato sul tuo video perché mi sembrava una mezza oca, poi oh mio Dio, ma stai di cinema? E grazie al cazzo, lo sto studiando la vita, ci cioè, mancherebbe pure che non ne sapessi niente, cioè allora sarei proprio decoccio. Posso capire che magari tu apri questo video, dici vabbè, questa è una rincoglionita, non capisce niente, e poi scopri che in realtà c'è del materiale all'interno di questo video e scopri che in realtà io sono riuscita a capire un film che magari tu sei rimasto lì e hai detto e mo'? Che diceva sto film? Posso capire magari di stai lì è un po' brucicchia, ecco, però è un problema tuo, studiate cinema se veramente ti senti così in competizione con gli altri e trovi inconcepibile che qualcuno che fa un lavoro diverso dal tuo riesca a fare quel lavoro. Se lo vuoi fare, metti lì, metti a studiare, fai il tuo percorso e tanti saluti. Se è veramente un problema questo che gli altri sappiano qualcosa di cinema, studia, ma che problema c'è? Ma non mi rompi le scatole a me. Il punto è che o non ne so mai di cinema e quindi c'è sta tipo Frusciante che scrive: ah, ma questa ancora non si è estinta? No, Federico, chiarissimo, no, sto ancora qua. Che era Vasco Rossi, già sono ancora qua. No, non mi sono estinta. Niente, vedi c'è male. O mi arriva questa roba, quindi io non capisco niente di cinema, oppure arriva l'altra versione secondo cui io avrei copiato, in genere mi dicevano da Wikipedia. In questo caso non c'era ancora, non era ancora stata aggiunta una spiegazione su Wikipedia per quanto riguarda questo film, e quindi che si inventano? Buttano un'accusa un po' a caso. No, cioè non accetto più questa roba. Io vi rispondo tranquillamente a tono perché non è giusto accusare il lavoro altrui, che è dato da impegno, quindi qualcosa di estremamente nobile, perché l'impegno in qualcosa e tentare di migliorarsi è sempre una cosa positiva, e non accetto che il mio impegno venga ogni volta sminuito semplicemente perché voi credete impossibile che qualcuno sappia leggere, sappia ricordare delle nozioni e le sappia addirittura applicare. Cioè, è una roba che se vi impegnate potreste riuscirci anche voi, non è niente, non ho scoperto veramente la cura per qualcosa, è qualcosa che è accessibile a molte persone, basta un po' di impegno, un po' di capacità e un po' di sacrificio. Ecco, anziché insultare, accusare la gente di aver copiato, cose così, accusarla di cose indicibili, magari potreste semplicemente, se vi sentite così inferiori per quanto riguarda qualcuno che sappia fare un lavoro diverso dal vostro, ma buongiorno, santo cielo, il mondo funziona così. Se effettivamente per voi è un problema, allora voi siete il problema, sopperite la vostra lacuna che pensate ci sia in qualche cosa e tanti saluti. Ma questo era tutto, bambole di casa. Io sinceramente è assurdo, è ridicola sinceramente questa situazione, però ne volevo parlare con voi e non lo so, magari voi ne sapete se è successo anche in altri canali, non lo so, non è che sono speciale. Quindi, boh. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete visto cose del genere, magari in altri ambiti, boh. Fatemelo sapere con un commento qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ah, questo video non è copiato da nessuna parte, non credo ci sia su Wikipedia tipo video lamentela. Ah, e se siete rimasti fin qui, emoji del Chuck. Don Chuck Castoro.